Fuori dal chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati a questo sabato pomeriggio, al nostro consueto appuntamento con la musica, sempre con l'ottima musica. Oggi è un vero piacere essere qui con un artista che presenta il suo disco di esordio. Sto parlando di Floriana Foti. Ciao Floriana, benvenuta e grazie di aver accettato l'invito. Ciao Eugenio, un saluto a tutti. Allora, questa è una domanda, la prima domanda di solito è una domanda un po' di rito, e ti chiederei chi è Floriana Foti? Allora, Floriana Foti è una cantante che insomma inizia il suo percorso, la sua carriera artistica all'età di 15 anni, sebbene però all'età di 15 anni chiaramente ho iniziato a fare delle performance live con la prima, insomma, una delle prime band, ma chiaramente da autodidatta, ecco, cioè io all'età di 15 anni non studiavo ancora, però mi esibivo dal vivo, questo sì, insomma ho avuto questa un po' questa esperienza di performance live da piccolina, per poi rallentare giusto un paio di anni fino a poi arrivare all'età di 23 anni circa, cioè il 2007 esattamente, perché nel 2007 ho ripreso a fare musica, però stavolta in maniera diversa, cioè sentivo proprio lo stimolo di, ecco, di studiare, di prepararmi, soprattutto di capire quale sia il mio strumento, cioè appunto la voce, cioè come utilizzare la voce, come poterla fare risuonare al meglio, e naturalmente cominciai a prendere delle lezioni di tecnica vocale. Studio che poi a poco si è susseguito ad altre discipline, come per esempio la teoria musicale, il piano complementare, a poco insomma affiantato questo studio ad altre materie musicali, fino a poi considerando, ecco, faccio questa piccola parentesi, nel frattempo io studiavo anche lettere, quindi sostanzialmente era un percorso alternativo quello mio e parallelo, però accadde poi una volta che venni a sapere di questo bellissimo conservatorio a Groningen in Olanda, che si chiama Prins Claus Conservatorium e che sempre ringrazio per le opportunità che mi ha offerto durante gli anni di studio, e feci questa audizione che andò bene, per cui insomma mi trasferì in Olanda e lì iniziai a studiare in questo bellissimo conservatorio canto jazz, e naturalmente l'indirizzo era canto jazz, ma chiaramente poi c'erano un po' diverse discipline che andavano dall'arrangiamento dei vari livelli fino poi alla composizione, insomma della storia del jazz, le classiche materie appunto che si studiano poi i conservatori, ma considerando il fatto che era un grande conservatorio che offriva anche forti opportunità di poter diciamo avere un contatto con questi artisti che venivano da New York, cioè quindi c'era una classe di docenti molto molto insomma molto avanti e nomi stellari che sicuramente mi hanno lasciato qualcosa, assolutamente più di qualcosa, sia a livello proprio formativo, perché chiaramente suonare con dei grandi nomi del jazz ti aiuta a crescere, ma poi anche a livello umano, devo dire che mi hanno lasciato tantissimo anche a livello umano. E quelli furono gli anni in cui iniziai sostanzialmente non solo appunto a intraprendere questo tipo di percorso, ma anche a comporre la mia musica e quindi sperimentare i primi arrangiamenti però seri, in questo senso, cioè con l'idea, se per seri intendo con l'idea di dare vita a un disco, ecco, a un progetto vero,
creai un gruppo che è il Floriana Foti Quartet, col quale andai un po' in giro a suonare insomma, per lo scenario olandese, quindi con diverse apparizioni nelle varie venue o festival in Olanda. E poi dopo la laurea nel 2018 tornai a Catania, che è la città dove sono nata, dove al momento insegno canto, e in questo momento mi sto dedicando anche al Seven Colors, che insomma dopo 2 anni di pandemia, per fortuna è stato partorito, ecco, da Certo, pochissimo, sebbene fosse stato registrato prima della pandemia. certo. Quindi questa è un po' in breve la storia di Floriana Foti. Ho capito, grazie. Quindi questo disco, diciamo, mi dicevi, è stato registrato prima della pandemia. Sì, è stato registrato nel 2019, marzo 2019, sempre in Olanda, nella città appunto in cui mi sono laureata, perché comunque i miei musicisti di riferimento vivevano proprio lì, erano i ragazzi con i quali avevo suonato in giro, per cui insomma fu più facile per me spostarmi e registrare questo progetto lì. E Certo. poi naturalmente l'idea sarebbe stata quella di promuoverlo molto prima, ma arrivai giusto in tempo a fare il missaggio del disco e il mastering, per poi dover fermare tutto, come sappiamo, Ah, la storia insomma mo comune a molti artisti emergenti e non emergenti, certo. ecco. Beh, innanzitutto ricordiamo che il disco si chiama Seven Colors, è edito dalla TVRP Music ed esce in Italia, su tutte le piattaforme digitali, se non sbaglio, l'8 aprile di quest'anno, del 2022. Sì, perfetto. Senti una cosa, infatti una domanda che io mi ero preparato leggendo il tuo curriculum e i musicisti che hanno accompagnato questa registrazione è che appunto i nomi dei musicisti non sono italiani, cioè sono tutti nomi, a parte qualcuno se non sbaglio, stranieri. E io quello Sì, è che... vero, è La vero. domanda qui... Insomma, nasce spontanea. Allora, innanzitutto, come già ti dicevo in privato, ti faccio i complimenti per questo disco che rinuncia a qualsiasi tipo di retorica, ma non a qualsiasi tipo di profondità. E mi sembra che celebri in maniera veramente istintiva le tue radici, le radici socioculturali, diciamo. Allora, la domanda è questa: come hai istruito dei musicisti che tutto sono fuorché, diciamo, italiani e del sud, diciamo, per arrivare a un prodotto così veramente istintivo? Ecco, questa è la cosa. Sì, guarda, è verissimo, perché all'interno del progetto ci sono solo 2 italiani, che sono appunto il contrabbassista Andrea Caruso e poi il sax tenore Daniel Nasi, però effettivamente devo dire che insomma, le altre provenienze sono appunto dalla Russia, dall'Olanda e dalla Spagna, quindi insomma culture più o meno vicine, però chiaramente diverse. E in realtà insomma, sono stati loro molto, molto, molto bravi, molto onesti a interpretare appunto quello che sentivano al momento, nel senso io ho presentato questo materiale e ho un po' anche spiegato, cioè cercato di far capire loro che cosa volesse dire, cioè qual è il tipo di repertorio della tradizione popolare siciliana, però devo dire che non ho dato istruzioni per non condizionarli sostanzialmente, per capire loro come avrebbero interpretato la mia musica e anche dare spazio così alla loro creatività. E in realtà loro sono stati davvero bravissimi a connettersi con me e con quello che io volevo dire, perché alle prime prove, cioè, avevo subito avvertito che effettivamente l'esecuzione era insomma quella che avrei sperato, quella che avrei desiderato. Loro hanno suonato davvero di cuore questa musica, cercando di entrare in contatto proprio con quello che io avevo scritto, cioè l'armonia e le melodie che avevo consegnato loro, cercando un po' di spiegare anche il significato dei testi, perché quella è la cosa appunto insomma più difficile da capire. Ma per il resto devo dire che sono stati loro veramente intuitivi, quindi insomma sono stata molto molto felice del modo in cui loro hanno trattato il materiale che non conoscevano, che proveniva da comunque da in un certo senso da un'altra cultura.
struttura. Hanno, certo. hanno messo ecco del loro in realtà, del loro che poi è un po' quello che avrei voluto io, cioè creare, cioè dare dignità alle mie radici, ma attraverso un sound che poi doveva essere quello un po' contemporaneo, un po' moderno, ed è quello un po' che hanno consegnato i ragazzi. Certo, che bellezza, guarda, questa è veramente una cosa bellissima e comunque ci dici praticamente che la musica parla da sola, non ha mai bisogno in di... In realtà sì, è vero, perché non sento di aver troppo istruito i ragazzi, cioè loro sono andati, hanno visto le parti e sono andati direttamente al centro, al cuore, non avevo nulla da aggiungere in realtà, quindi giusto un paio di... dritte, ma il resto l'hanno fatto davvero loro, quindi felicissima. Che bello. Senti, parlando dei brani, alcuni sono di tuo pugno, diciamo, di tua firma, altri invece sono dei brani che non appartengono proprio alla tradizione del jazz. Ce li dici? Ce li spieghi? Sì, esatto. Allora, guarda, considera che parlando dei brani originali, il primo è Seven Colors of the Rainbow, e quello sì, effettivamente è proprio, diciamo, segue un po' le logiche dell'armonia e delle melodie di tipo contemporaneo, quindi più jazz contemporaneo con queste sonorità molto molto aperte che rimangono per varie battute, quindi uno o due accordi che poi c'è appunto chiaramente un cambiamento di tipo modale, però senza andare troppo nello specifico è più contemporaneo. Gli altri due, allora uno è If You Stay With Me, è una ballad. Guarda, che è bellissima, te lo dico, sì. È bellissima, è il brano che tu dedichi a tua nonna, se non sbaglio, giusto? Sì, è meraviglioso, esatto. Questo è veramente meraviglioso. Questa è proprio una ballad jazz che proprio nasce in realtà dal livello concettuale, perché in fondo è una dedica. Io prima di lasciarmi ispirare avevo pensato di dedicare qualcosa alla nonna, o forse non era neanche qualcosa di preventivato, semplicemente un giorno pensando alla nonna mi venne in mente un po' queste progressioni di accordi e questa melodia che mi si per iscritto un pomeriggio e quindi nacque un po' dal nulla in realtà. E anche il testo, devo dire che il testo è stato più semplice perché chiaramente bastava pensare un po' alla nonna per certo. lasciarmi ispirare, per cercare un testo appropriato che ho voluto consegnare in lingua inglese. Anche quella è stata una scelta non programmata, ma in base alla melodia che era venuta fuori venne un po' distinto scrivere inglese. E poi, insomma, il resto sì, è stato fatto così, cioè è stato appunto creato in un pomeriggio, e anche quello, la cosa bella è che, insomma, una volta che ho consegnato questo brano ai ragazzi, anche loro sono stati veramente affettuosissimi nell'apprezzare la ballad e poi interpretarla, cioè dando rispetto alla ballad stessa, e quindi interpretarla come io avrei tanto sperato. Certo. E poi c'è certo. anche Spunta Lusuli, quello è un brano un attimo più articolato, nel senso che ci sono diversi cambi di mood, se lo vogliamo, all'interno del brano, perché è anche un po' più esteso rispetto agli altri. È un brano di 9 minuti dove c'è appunto un intro open che poi insomma va a un rubato e poi ha dei chorus che prevedono anche una parte insomma con degli obbligati, con i fiati. Quello insomma è stato più che altro una chance per mettere per iscritto alcune idee che avrei voluto appunto mettere per iscritto, cioè tra queste l'idea, anche ancora una volta l'idea in questo caso legata proprio al titolo, che vuol dire il sole sorge, Spunta Lusuli in siciliano vuol dire proprio il sole sorge, e quindi già volevo avere questa idea di appunto di canto evocativo, se lo vogliamo, un po' propiziatorio di quello che poi è l'alba e il tramonto, che sono diventati comunque due elementi importanti all'interno di tutto il viaggio dell'album, ma anche proprio di questo brano in particolare.
Certo. Ed è un tema che io ho poi sviluppato attraverso la sonorità. Ci sono delle sonorità molto più rientranti chiaramente nel modo maggiore, che poi però diventa minore, poi di nuovo maggiore, e che crea un po' di tensione, ecco, questi cambi continui creano un po' di tensione, poi appunto rafforzare questo effetto anche con gli obbligati, insomma, con i fiati, che in questo caso sono stati proprio delle voci umane, ecco, i fiati di cui mi sono avvolta in realtà li ho un po' trattati come delle voci umane, con le quali mi sono tanto divertita a fare, insomma, a lavorare, soprattutto insomma, a cantare proprio insieme a queste voci, no? Io ricordo appunto tromba, trombone, poi sax alto e sax tenore all'interno di, insomma, di Spunta Busuli. E anche lì, diciamo, l'ho più che altro tratto come un viaggio, infatti ci sono tanti spazi in cui, anche dove io non canto, dove lascio spazio, per esempio, ai fiati, al cambio di sonorità, che diventano un po' arabeggianti, se lo vogliamo, quindi un po' legati insomma, con dei rimandi, ecco, alla tradizione siciliana, senza dubbio. Certo, poi la tua parte E di quindi Sicilia. questo qui è la storia di Spunta Lucioli, sì. Certo. Poi leggo due brani della tradizione, giusto? Cuti Ludissi e Marzapaneddu. Sì, esatto, bravissimo. Allora, Cudi Ludissi è un brano tradizionale del repertorio di musica popolare siciliano che è abbastanza conosciuto qui, cioè insomma abbiamo varie versioni, anche se una è resa molto nota dalla cantante popolare siciliana Rosa Balistreri. Semplicemente presenta una melodia molto di impatto e anche insomma proprio tutto il giro armonico molto molto di impatto, per cui mi sono sentita, cioè ho subito sentito che questo brano si potesse prestare bene a una rivisitazione jazz appunto in 6 ottavi. Infatti anche quello, insomma, non c'è stato molto da aggiungere perché anche è un altro di quei brani che abbiamo fatto proprio nostro, cioè si capisce che l'impasto è differente rispetto alla musica di tradizione popolare, c'è proprio una vena jazz contemporanea in questo brano. Certo. E quindi insomma per questo l'ho scelto soprattutto. Invece Marzapaneddu ha un'altra storia, cioè è sempre un brano della tradizione, però è pochissimo conosciuto, cioè poco noto, è interpretato, ci sono veramente poche versioni musicate di questo brano, perché è appunto un brano che è stato ritrovato in un corpus di canti popolari di Alberto Favara, e davvero non esistono diversioni, cioè forse appunto una o due, e una delle più note è quella di Matilde Politi, un'altra cantante siciliana che appunto ha voluto omaggiare questo brano con una sua versione, alla quale io effettivamente mi ispiro, cioè mi ispiro proprio a questa versione di Matilde Politi. Però presenta un testo molto molto evocativo e poetico, ma anche un'armonia, cioè una melodia, ecco, una musica molto molto, anche questa se lo vogliamo, molto evocativa, che mi ha convinta, cioè ho pensato che sarebbe stata appunto una chance per fare conoscere questo bellissimo brano al pubblico, visto che appunto è insomma uno di quei brani dimenticati, ecco, pochissimo conosciuti. Quindi un'altra Certo, ragione che mi ha spinto certo. a considerare proprio Marzapaneddu. Certo. Poi abbiamo due brani di Rita Marcotulli, uno Sì. insieme, scritto insieme a Maria Pia De Vito, che sono L'amore fugge e Sciatame sole. Correggimi se sbaglio. Sciatame Sciatame sole, scusa. Esatto. sole. Sì. E Esatto. poi Gershwin, e in mezzo c'è De André. Ecco, questa spiegami perché De André, che è meraviglioso, sia come scelta che come esecuzione. Sì, allora anche questo è un po' per coerenza, ho cercato anche di, avevo già l'idea di inserire delle rivisitazioni.
tra queste naturalmente ci dovevano essere dei brani che a me stanno assolutamente a cuore. Dolce Nera è uno di quei brani che da sempre, insomma, ho considerato nel mio repertorio perché amo cantare quel tipo di melodia, cioè il testo è molto profondo e anche questo si presta benissimo a una rivisitazione jazz con un ritmo un po' più afro, chiaramente, perché è Certo. proprio te lo chiama, insomma, anche l'originale ti chiama quel ritmo lì un po' afro. Quindi ho voluto dare questa vena un po' più afro al brano. E poi diciamo che l'ho scelto anche perché a livello concettuale si inserisce bene tra due brani appunto dell'album, che sono, come tu hai detto poco fa, Scita me sole e poi Spunta l'usuli. Quindi abbiamo in sequenza, come nella tracklist, in ordine Spunta l'usuli, questa qui di De André e Scita me sole. E non a caso è stato creato così la tracklist perché Spunta l'usuli evoca il sorgere del sole. Dolce Nera, al contrario, invece è il momento della tempesta, è il momento della crisi, del turbinio interiore e quindi, se lo vogliamo, anche delle tenebre, perché Certo. racconta di un episodio drammatico, che è quello legato all'alluvione tantissimi anni fa di Genova. Quindi, però nello stesso tempo c'è un messaggio alla fine positivo che si sviluppa con Scita me sole, che vuol dire appunto svegliami sole, quindi ancora una volta c'è la rinascita, il sorgere del sole. Quindi è stato più una scelta non solo musicale, ma anche concettuale quella di inserire Dolce Nera in questa tracklist, proprio per dare coerenza anche a questo mio messaggio di rinascita. Certo. Senti, ci presenti i musicisti che ti hanno accompagnato? Sì, assolutamente. Tony Hoyting al pianoforte olandese, al contrabbasso c'è Andrea Caruso. Poi c'è Kike Ramirez alla batteria dalla Spagna e poi ci sono i nostri fiati, Pasha Scherbakov al trombone, Susan Veneman alla tromba, Denis Pavlenko al sax alto e poi Daniele Nasi al sax tenore. Bene. Questa è tutta la formazione. I sette musicisti che mi hanno accompagnato in Seven Colors. Benissimo. Senti una cosa, ci sono già dei concerti fissati per la promozione di questo disco? Non ancora, ma insomma ci stiamo lavorando, ecco. Ora, in questa fase effettivamente ci stiamo tanto concentrando sulla promozione, però insomma facciamo passare giusto qualche mesetto perché per via di tutta la situazione che c'è stata vorremmo ripartire bene. Certo, E quanto prima, probabilmente a settembre, quindi stiamo insomma concordando anche delle date, cerchiamo di avere delle date sia in Italia ma anche fuori, insomma, con l'augurio di ritornare nel luogo dove ho registrato, quindi in Olanda, e fissare delle tappe anche lì. Quindi insomma allora, ci stiamo muovendo e speriamo più presto di avere delle conferme. là ti aspettiamo anche a Roma. Assolutamente, spero tanto di sì. Ma Ascolta. poco a poco ci si organizza, spero davvero di fare dei salti anche a Roma con la Evviva. band. Ascolta, prima di ascoltare il disco, io ti ringrazio moltissimo per la tua partecipazione. È stato un piacere conoscerti e ascoltare questo tuo prodotto. Un piacere mio. Ti saluto e niente, adesso ascoltiamo il tuo disco. Perfetto, grazie mille, Genio, e grazie mille a tutti gli ascoltatori. Thank you.
La re, la re, la re.
La ra 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 la ra la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra la ra la ra 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 la ra 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 cuti eludissi catai all'assari meglio la morti che non stu dolori ai 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 moro 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 sciato del lume cori l'amore mio si tu ai 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 moro 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 sciato del lume cori l'amore mio si tu la ra 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 la ra in la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra in la ra la ra 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 la ra 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 cuti eludissi a tia neguzza lu cuore mi scricchia a picca 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 ai 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 moro 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 sciato di lume cori l'amore mio si tu ai 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 moro 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 sciato di lume cori l'amore mio si tu la ra 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 la ra la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 lu primo amore l'uffici cutia e tu schifiosa che sta scordando e mia qua ci facemo una carezza mia sciato di l'arma mia l'amore mio si tu ci facemo una ricaretta mia sciato di l'arma mia l'amore mio sei tu la 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 la
Rosa, rosita,
d'argento mille a ricamare. L'acqua e il mare.
ro de ro re ro da ra ro ri a da ra ro ri a da ra re a ra do la ri o yo no ra re o ra lo ra da ra re ru da re lo ra da re yo lo ra da re yo lo ra da re yo lo ra da ra re da ra re tro da le re le le ra re Lighting candles are warm the empty space. I just realize what you meant by getting old. The seasons fly so quickly. The hardest thing is waiting, and I wait for answers that I'll never get. Songs and flowers made you feel at home. I'm just collecting fading memories. Sometimes I feel such sorrow, then I think about tomorrow, and I'm waiting for a better
brighter day. When I feel alone, I still hear your love as a lovely golden present I can keep. Since the days grow long, let me hold that secret sense of life. It would be peace if you stayed with me. Candles are warm, the empty space. I just realized what you meant by getting old. The seasons fly so quickly. The hardest thing is waiting, and I wait for answers that I'll never get. Songs and flowers made you feel at home. I'm just collecting fading memories. Sometimes I feel such sorrow, then I think about tomorrow, and I'm waiting for a better, brighter day. When I feel alone, I still hear your laugh as a lovely golden present I can keep. Since the days grow long, let me hold that secret sense of life. It would be peace if you stayed with me. Not on a day.
Spunta lo soli e ma che orna l'anima
la de la de o de ru da re re ru da re 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 lu ra ra ru de de le ri o ru da la da ru le ri o la re ri o la ru ti ra ru be ru le ru de ra ri da ro ri re ra ro da ro ra di a ra do ri do de a ra do ri do 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 la ra ra de ru ra da da de che è venuta per me, è arrivata d'amore. E l'amore, l'amore come solo argomento, e il tumulto del cielo ha sbagliato momento.
porta male, sale dalle scale, sale senza sale. Acqua che spacca il monte, che affonda terra e ponte. E la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale. Il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda e la lotta si fa scivolosa e profonda. Risveglia la vita che ti prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi? Acqua che ha fatto sera e adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
Si da me sole che tempo è campa. E se vizza come refola fresca, mezza giorno amore non voglio che aspetta. Perché sono un mo scorda ciò voglio ricorda, caca c'è stogne pure. Si da me sole da modenza, non tengo che ho pazienza, aspetta, aspetta. Non è che ho l'ore canta nonna nonna. E secondo cento storie poesie sottano spicchio e luna non sa ciò che ne fa. E se nottate che non esce non male, giorna a giorna senza nessuna torna. Si da me sole da modienza, non tengo che ho pazienza per me imbrugna. You should care for me. Soulful, nice, it's paradise. It's what I love to see. You go, 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 make my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. What's wonderful is marvelous that you should care for me. Tidrio, tidlio, rio,
for me. Soulful nights, paradise, what I love to see. You make my life so glamorous. You can make me fulfilling and rest. What's wonderful? Smile. Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti.